Bene, riprendiamo il Consiglio Comunale. Lascio la parola al Sindaco. Sì, come avevo annunciato prima nelle comunicazioni al punto del Sindaco, al punto numero 2, avevo detto che erano arrivate in questi giorni, proprio in extra time, ecco perché non era stata poi inviata per tempo per l'inserimento ufficiale all'ordine del giorno, un ordine del giorno della Codiretti, della Federazione di Venezia, che ritenevo e ritengo importante dal punto di vista sia delle tematiche affrontate che dal punto di vista politico di sostegno a queste iniziative. Quindi preso atto che vi sono comunque degli approfondimenti da fare che li faremo anche nel mese di gennaio per dare ulteriori elementi a questa tematica così importante, mi sembrerebbe importante che questo Consiglio Comunale oggi, dal punto di vista politico, potesse esprimere una condivisione e un sostegno alla Federazione Codiretti per la battaglia che sta facendo nell'importante tema dell'agroalimentare, dell'etichettatura dei prodotti, della provenienza e del Made in Italy in senso più ampio. Per cui su questa base vorrei che l'argomento fosse comunque fosse dato un segnale importante da parte del Consiglio Comunale. Ha la parola il capogruppo D'Agonfo. Sono detto dal Sindaco, avrei una proposta di ordine del giorno che adesso vado a leggervi su questo tema. Premesso che la Federazione Provinciale Codiretti di Venezia ha presentato una proposta di ordine del giorno finalizzata alla condivisione da parte del Comune dell'azione di Codiretti a tutela del vero Made in Italy agroalimentare. Considerato che il Consiglio Comunale condivide lo spirito, le motivazioni della proposta di ordine del giorno presentata da Codiretti. Visto lo statuto comunale e il regolamento per il funzionamento del Consiglio, atteso che il presente atto non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura politica, programmatica e non comporta impegno di spesa, con voti da vedere, delibera di approvare l'azione intrapresa dalla Federazione Provinciale Codiretti di Venezia, ritenendolo ampiamente condivisibile, in quanto motivato anche dalla necessità di tutelare gli interessi delle imprese della filiera agroalimentare del nostro Comune. A tal fine il Consiglio Comunale delega il Sindaco ad intraprendere tutte le iniziative utili alla tutela del settore agroalimentare sia in ambito territoriale che nei confronti degli organi di governo. Questo è il testo che propongo e che spero venga di vostro punto approvato. Grazie. Chiede la parola il consigliere Carpenello. Grazie Presidente. Sì, una considerazione in senso lato. Mi premesso è che condivido personalmente questo contributo alla Codiretti per quanto riguarda appunto il Made in Italy, la salvaguardia dei nostri prodotti, eccetera, così via. Premesso che su questo aspetto siamo disponibili a impegnarci a fondo per sostenere l'attività della Codiretti, non condivido il modus operandi di questo Consiglio Comunale. Allora, l'ho detto con il Presidente del Capigruppo, quando una istituzione di questo Consiglio fa delle scelte, ovviamente possono essere cambiate in corso d'opera, ma sono scelte che devono rispettare un regolamento che vale per tutti. Il regolamento non prevede un ordine del giorno così improvvisato, prevede una discussione, una condivisione con le varie parti. Questa diventa una forzatura che non condivido e che non solo può creare dei danni anche alle azioni importanti che si deve fare per quanto riguarda la salvaguardia del Made in Italy e quindi il sostegno a questa importante associazione che è la Codiretti. Pertanto, non voglio ovviamente approfondire il discorso dicendo che non parteciperò al voto di questo ordine del giorno, tutto qui. Mi aspetto comunque, come si è deciso in conferenza capigruppo, di discutere in una prossima conferenza e di perfezionare quell'ordine del giorno che la Codiretti ci ha inviato per appunto poi approvarlo in modo ordine con il Consiglio Comunale. Grazie, la parola al consigliere Capiotto. Condivido quanto detto ora dal consigliere Carpenello. Io faccio una piccola premessa sulla questione. L'ordine del giorno della Codiretti, la proposta dell'ordine del giorno della Codiretti è pervenuta al Comune giovedì mattina o venerdì, giovedì mattina,
e c'è stata girata con una telefonata al Presidente del Consiglio che ci diceva che sabato mattina, un quarto d'ora prima del Consiglio, ci sarebbe stata una conferenza di capigruppo per decidere o meno l'inserimento dell'ordine del giorno proposto da Coldiretti nel Consiglio odierno. Stamattina in conferenza di capigruppo, dopo un'analisi del documento proposto da Coldiretti, si è deciso all'unanimità dei presenti, quindi dal sottoscritto, dal consigliere Cartenedo, dal consigliere D'Agonfo e da lei, Presidente del Consiglio, di rinviare il punto al prossimo Consiglio Comunale, che mi sembra ce ne sia uno previsto, come sembra sia per fine gennaio, per dare modo di stilare un documento proprio del Consiglio all'unanimità, cioè con contenuti unanimi sui documenti, sulle proposte della Coldiretti, che portasse poi un voto unanime e favorevole al documento, cosa che condividendo nel merito e nel contenuto il documento della Coldiretti, c'erano alcune inesattezze che andavano verificate e alcuni aspetti normativi che andavano curati. Detto questo, siamo usciti dalla conferenza di capigruppo dicendo che non veniva inserito all'ordine del giorno il provvedimento. Nelle comunicazioni il sindaco dice che fa una proposta ulteriore, secondo me è una forzatura su quello che è una decisione che un'istituzione come la conferenza di capigruppo, che ci deve dire lei Presidente se ha ancora senso convocarlo o meno a questo punto, perché se queste sono le condizioni per cui determinate decisioni vengono prese e poi si gira le carte in tavola come meglio si crede, come meglio si vuole. Io credo che sia importante dire anche questo, che oggi l'ordine del giorno non ha inserito alcun argomento in merito, che pur condividendo nel merito l'argomentazione portata avanti da Coldiretti, l'azione che si vuole fare è una forzatura che venga presentata come mozione, come ordine del giorno. Ci sono dei regolamenti tecnici che devono essere, e anche procedurali di consiglio che dovrebbero essere previsti, e che invito anche lei Presidente del Consiglio a far rispettare sempre e nello stesso modo, non a volte ci sono e a volte non vengono adottati, perché quando le cose vengono portate avanti dal sindaco o da componente della sua maggioranza si dà un'interpretazione al regolamento che è da un lato, quando invece le cose vengono chieste dalla minoranza si dà un'interpretazione al regolamento da un altro lato. Ecco, questo è un invito che le faccio a lei Presidente del Consiglio, che sia oggettivo e chiaro una volta per tutte su quello che è l'applicazione del regolamento di consiglio per tutti i consiglieri. E questo metodo autarchico che ha il sindaco di proporre alcune questioni non è condivisibile né dal sottoscritto né dal gruppo che rappresento. E per questi motivi noi non partecipiamo a qualsiasi ulteriore iniziativa oggi in questo Consiglio Comunale. Grazie. Attende la mia risposta o è rilevante? Io comunque la risposta gliela do. Allora, quello che è stato definito in conferenza capigruppo è sovrano e sarà rispettato. In conferenza capigruppo questa mattina è stato presentato un ordine del giorno assieme alla conferenza capigruppo all'unanimità, e ne ho preso atto in quanto Presidente del Consiglio ha deliberato di non presentare quell'ordine del giorno in quanto era incompleto, non chiaro in alcuni punti e probabilmente c'erano anche degli errori sul testo, soprattutto per quanto riguarda una data, una scadenza. Quindi si è deciso, e questo sarà assolutamente fatto, che per il prossimo Consiglio Comunale sarà presentato, discusso all'interno della conferenza capigruppo ed eventualmente nelle commissioni consigliari, un testo visto e rivisto all'unanimità dalla totalità delle forze politiche presenti, in modo da portare al prossimo Consiglio Comunale un ordine del giorno che possa essere unanimemente condiviso da tutti, votato e approvato a sostegno dell'attività della Coldiretti. Era altresì importante poter dare un segnale in questo Consiglio Comunale, non il prossimo di gennaio, dare una espressione di quella che è la volontà, la partecipazione di questo Consiglio Comunale all'attività della Coldiretti. Per cui il sindaco, quando ha fatto ha parlato delle dichiarazioni del sindaco, ha ricordato che c'era stata questa
questa delibera che è arrivata dalla Coldiretti e che lui riteneva fosse importante poter esprimere un'opinione da parte di questo Consiglio Comunale. Il capogruppo della maggioranza ha presentato un testo che è stato condiviso, che vi è stato anche consegnato. È chiaro, adesso ve lo vi sarà immediatamente consegnato Giorgio, per cortesia saper fare le copie e distribuirle a tutti, distribuirle a tutti i consiglieri, non solo alla maggioranza ma a tutti i consiglieri. Scusate, mi risultava che vi fosse stato consegnato. Allora, non è un documento, è un documento politico, non è un documento che impegna l'amministrazione, non ha bisogno di ulteriori pareri sulla legittimità del documento, è solo una presa di posizione politica di questo Consiglio Comunale. A me personalmente non entusiasma il fatto che mi si venga a dire condivido quello che c'è scritto ma non voglio partecipare al voto. Io credo che ci sono tre modalità per esprimere le proprie opinioni e questo ce lo consente la legge. Inventarne una quarta, che è quella di astenersi dal presenziare al momento del voto, discutere e non essere presenti nel momento solenne nel quale bisogna effettivamente avere il coraggio di esprimere le proprie opinioni, questo non lo accetto. Poi uno può anche alzarsi e in quel momento fatalità non è presente al voto, ma dichiarare di non voler essere. Posso terminare, visto che io non ho mai interrotto, posso terminare, ok. Allora, mi dispiace che venga adottato questo sistema e mi risulta che questo sistema di votazione, la quarta votazione che abordo per quanto mi è possibile, è stata adottata in diverse occasioni da tutte le minoranze. Allora, in questo Consiglio, visto che voi comunque per la vostra quota rappresentate dei cittadini, i cittadini credo abbiano piacere di sapere qual è il vostro punto di vista e se voi non siete d'accordo su un punto dovete chiaramente esprimerlo. Allora, non mi può dire consigliere Carpenedo io condivido i contenuti e li approvo ma non partecipo al voto. Lei ovviamente può fare quello che vuole, può anche alzarsi nel momento del voto, non essere presente. Per quanto riguarda poi il consigliere Capiotto, per me, per quanto mi riguarda e per quello che io devo difendere l'istituzione all'interno di questo Consiglio Comunale, la conferenza dei capigruppo è sovrana e quello che è stato deciso verrà mantenuto. Quello che stiamo facendo adesso è qualche cosa d'altro, non è quella delibera, non è la delibera della Coldiretti, scusa Giorgio, non è la delibera della Coldiretti, non è quel punto all'ordine del giorno che fa riferimento alle premesse della Coldiretti, è un sentimento di partecipazione, perché qua lo scriviamo chiaramente, di approvare l'azione intrapresa dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia, ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato anche dalla necessità di tutelare gli interessi dell'impresa, delle imprese e della filiera agroalimentare del nostro comune. Questo stiamo dicendo. Allora, se vogliamo attaccarci ad ogni filo, ad ogni minima possibilità per cercare di screditare l'attività di questo Consiglio, è un'azione completamente sbagliata. Voi dovete solamente dire se siete d'accordo o no nel votare questo punto all'ordine del giorno, punto e basta. Gli altri discorsi, il modello autarchico adottato dal sindaco, lui è il sindaco, lui si esprime come si esprimono altre persone, è autarchico il suo e non è autarchico altro atteggiamento da parte di altri consiglieri. Allora, per cortesia, cerchiamo di rientrare nel tema, qua non si vuole andare fuori del tema, abbiamo chiesto tutti il parere della legalità, della possibilità di fare di quello che stiamo facendo, mi piacerebbe davvero tantissimo che la Coldiretti possa ricevere un messaggio di sostegno, considerando che ci siamo presi un impegno più dettagliato da questo Consiglio, senza che le opposizioni non partecipino al voto. Dopo fate quello che volete, siete liberi di poterlo fare.
fare. Nel momento in cui chiedo la votazione non siete tra i banchi, sapete che quando si vota voglio che si sia da questa parte. Ho richiamato anche il sindaco prima, perché per me chi vota da seduto là non è voto, si vota dietro questi voti. Quindi potete essere là. Se siete là vi prendete la responsabilità, assenti dal voto, Capiotto, Cazzarà e Carpenedo. Presidente, scusi. Consigliere Carpenedo. Sì. Tanto la ringrazio per questa candidazione perché nessuno è tenuto mancavo su questo aspetto, quindi la ringrazio per questo, anche perché sono sicuro che lei porterà avanti le scelte che avevo già preso in conferenza capigruppo. Condividere l'azione della Condiretti è un dovere, perché quello che la Condiretti porta avanti in questo momento è necessario. Però non si possono fare condividere delle cose al di fuori degli schemi della democrazia, capisce? No, per arrivare primi, non si può fare questo perché non incorrere gli altri. O si fanno le cose come vanno fatte, oppure io non faccio delle cose per incorrere nessuno, capisce? Ecco perché aveva senso fare quella conferenza che ha più gruppo e perché perfezionare quell'ordine del giorno, e perché coinvolgere tutti noi, insieme a noi, tutta la componente della cittadinanza che incontriamo. Per questo motivo, io sono sicuro che lei farà valere questo. Però io dico, non dobbiamo fare le cose perché dobbiamo rincorrere come ha sentito lui, o essere sempre lui. Questo non è accettabile. Adesso un attimo, ha chiesto la parola al sindaco, dopo consigliere Capiotto. Scusa un attimo. Noi non stiamo rincorrendo nessuno, consigliere Carpenedo. Se l'ordine del giorno che aveva presentato, vi ricordo quello che è stato detto in conferenza capigruppo, se l'ordine del giorno non avesse contenuto degli errori anche formali, molto probabilmente, come tra l'altro agli atti scrive anche il consigliere Biancon, dice per quanto vale sono favorevole all'approvazione. Lei questa mattina in conferenza capigruppo ha iniziato dicendo sono favorevole all'approvazione, all'inserimento, all'approvazione. Quindi eravamo tutti favorevoli. Abbiamo deciso solamente di rinviarlo per una questione di correttezza sul testo e di possibilità di ampliamento. E questo rimane. Scusate, non cambia niente. Ha chiesto la parola il sindaco e ne ha fatto parte. Allora, due brevi riflessioni, poi io per quanto mi riguarda però non dirò null'altro. Sentendo questa discussione di stamattina, avevamo un consiglio comunale molto morbido con tre argomenti che erano poco più di prese d'atto e siamo riusciti a arrivare fino alla mezza. E dico e pensavo, tra me e me, per forza la politica in Italia non funziona e l'amministrazione non funziona. Se possiamo perdere un'ora di discussione su un'interrogazione come quella del consigliere Capiotto, sui serramenti e su una cosa utile per il risparmio energetico, per la scuola, per il sostegno dell'attività, eccetera, e la facciamo diventare un problema di Stato perché un artigiano nell'area cambiare aveva la sigaretta in bocca, le cose mi fai parlare. Questa è la pochezza della politica e perché le cose non vanno avanti. Invece di guardare il bicchiere mezzo pieno, che finalmente si fanno investimenti sulla scuola, si ottengono risultati, si fa risparmio energetico, eccetera, eccetera, si discute invece sulla questione perché un insegnante, magari vicina, amica, non lo so, ha segnato questa cosa invece di andare dal direttore, dal dirigente, eccetera. Comunque questioni che hanno poco conto, io guardo la sostanza. La scuola si sta adeguando, si sta mettendo a norma, sta risolvendo alcuni problemi, il dirigente scolastico è contento, gli alunni, le famiglie sono contenti. Questa è la cosa che preme i cittadini, no? L'interrogazione. E adesso abbiamo un ordine del giorno politico, puramente politico, e ci soffermiamo sui cavilli all'interno dell'ordine del giorno di Acquediretti solo per portarlo fra un mese. Io oggi non ho la presunzione che questo Consiglio Comunale cambi le sorti della Acquediretti, dell'agroalimentare, dell'etichettatura dei prodotti, del Made in Italy. Noi oggi abbiamo una grande opportunità politica di lanciare un messaggio forte di sostegno alla Acquediretti, indipendentemente dai cavilli dell'ordine del giorno. Oggi potevamo scrivere tre parole e mandarlo domani mattina con orgoglio al presidente della Acquediretti, il sindaco con orgoglio dà un messaggio importante alla Acquediretti dicendo che il Consiglio Comunale all'unanimità ha approvato e dà pieno sostegno alla Acquediretti. Questa azione politica, a fine gennaio guardiamo il cavillo, possiamo farla integrata, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo qua fino ai 5 a parlare di cosa? Diamo un messaggio politico, questo è un ordine del giorno che ha pochissima rilevanza dal punto di vista sostanziale, ma politica sì, di supporto. E poi ne abbiamo tante aziende agricole sul nostro territorio. Allora facciamo quello che dobbiamo fare in Consiglio Comunale, diamo un voto di sostegno politico
subito, lunedì mattina parte una lettera col Consiglio Comunale all'unanimità, no, io mi metto il giappone, io vado fuori, io non partecipo, ma di cosa stiamo parlando? Questa è la pochezza della politica, questa, noi approviamo questo ordine del giorno sintetico perché diciamo sì, avete il nostro supporto, andate avanti su questa battaglia e che il governo adotti quella legge del 2011 sull'etichettatura, la porti avanti con efficacia, non che ci arrivi dentro di tutto e di più dall'Unione Europea che tanto decantate. Perché poi questo succede, i nostri prodotti vanno al macero e arriva dentro di tutto e di più dall'Europa. Allora facciamo un'azione forte nei confronti del governo, scrivetela voi questa cosa qua, no? Vediamo a fine gennaio quel patto, quel piano di intervento. Voi siete per rinviare tutto, siete uguali al governo che rappresentate. Ha chiesto la parola il consigliere Capiotto. Sì, io capisco la incartatura del sindaco e anche il suo intervento mi ha lasciato in parte perplesso su quello che ha detto. Dico due cose, non ne facciamo di una questione di procedura di cosa, la facciamo di una questione di, secondo me, di regole che ci sono, presidente e sindaco che non c'è. Ci sono delle determinate regole del Consiglio Comunale che determinano determinate cose. E lo dico in maniera... E dico anche un'altra cosa, ieri sera, per quello il sindaco vuole portare la questione avanti, senza che fosse stata decisa dalla conferenza dei capigruppo l'inserimento dell'ordine del giorno, ieri sera il sindaco postava in Facebook che domani il Consiglio Comunale avrebbe approvato l'ordine del giorno della Codiretti, senza che questo venisse comunque deciso dalla conferenza dei capigruppo il giorno dopo, come era previsto. Questa è la cosa che può dare anche fastidio, il fatto che si passi sopra la testa di quelle che sono delle istituzioni e che non si abbia la considerazione delle persone che stanno dentro qui. Non credevo che Facebook fosse un documento ufficiale, non è un documento ufficiale dell'amministrazione comunale e soprattutto del sindaco. Se mi lascia finire. Ed è questo il fatto che uno può dare anche fastidio, l'azione che sta portando avanti il sindaco, ma non l'azione nel merito del contenuto che ribadisco, abbiamo... Per quello che possiamo dire, abbiamo letto il documento della Codiretti e lo riteniamo condivisibile per alcuni aspetti, ma potrebbe essere integrato per altri, quindi dobbiamo anche dire in conferenza di capi. Però è il metodo che viene sbagliato, è il metodo autattico di questa amministrazione e del sindaco in particolare sul discorso. Va delle discussioni su un'interrogazione che un consigliere ha diritto di fare, su delle segnalazioni che gli sono state rivolte e ne fa di una questione politica. Quando ha fatto la minoranza ha fatto un'interrogazione di mancata sorte. Cioè, quindi non critichiamo gli altri senza guardare le azioni che si portano avanti nella propria azione amministrativa. E questa, ripeto, è una forzatura che il sindaco fa fare a tutti i consiglieri di maggioranza e in particolar modo anche al consigliere Dragonfo, che prende un accordo in conferenza di capigruppo assieme al sottoscritto e al consigliere Carpianetto sulla questione e solo per accontentare il sindaco sulla questione si cambia le decisioni che erano state prese. Io non ritengo che questo metodo sia democratico per quanto mi riguarda, ripeto, non entro nel merito del contenuto del documento oggi, esco dall'aula, non partecipo al voto perché non ritengo che questa azione sia corretta dal punto di vista anche delle procedure del regolamento del Consiglio. Infatti, per quanto volete tirarlo, Presidente, io spero che in altre occasioni, quindi, quando la minoranza presenterà un ordine del giorno in seduta stante e lo metterà all'interno di quelle che potranno essere le comunicazioni del sindaco, alzeremo la mano e diremo: ma c'è arrivata questo ordine del giorno, noi seriamo al Consiglio Comunale. Si può fare allora da oggi in avanti? Questa è la questione. Ci sono delle regole che quando vi vanno bene le portate avanti ci danno determinate interpretazioni del regolamento di Consiglio Comunale. Quando non vi vanno bene non si danno le interpretazioni dovute al regolamento del Consiglio Comunale. Questo è il problema di fondo, Presidente, non il fatto che si porti o meno un documento, eccetera. Questo è il problema, che lei quando gli comoda gli dà ragione, quando non gli comoda non dà ragione, non è l'obiettività che dovrebbe avere. Questo è il problema e questo non è merito suo. Su questa situazione qui. Mi dispiace che abbia questa opinione su di me. Non la condivido assolutamente, ma questo è poco rilevante. Questa è la parola. E tra l'altro, dico un'altra cosa, finisco e me ne vado, che i consiglieri assenti non vedono l'ordine della proposta dell'ordine del giorno che presenta il sindaco, o mozione, chiamatemela come volete. Non la vedono, rispetto a quella che hanno visto comunque presentata da Codiretti. Quindi dico anche questo. Quindi lei dice, aspetti un attimo che c'è l'assessore Persico che non siamo in votazione.
pranzo? Ah, deve andare a pranzo. Ah, un attimo. No, devo andare a pranzo, devo andare via. Ecco, allora avvisi la tavola che tra poco arriva. C'era la Presidente, io non devo andare a pranzo e non mi permetto di dire dove devo andare. Devo andare via alle 12.30, appunto. Allora, stia qua ancora un attimo, che sono cose importanti. Prego, consigliere Persico. Assessore Persico. Di là, io credo che al di là delle questioni di principio ci siano dei casi di opportunità o meno. Io credo che, e questa è la mia opinione personale ovviamente, che ci sono dei momenti in cui si deve dimostrare o no il proprio appoggio verso una certa azione e dei momenti in cui si può andare a discutere o a portare avanti alcune iniziative o suggerire altre. Condivido che non può essere approvato un documento che presenti delle inesattezze. Il Consiglio Comunale si farebbe garante di cose non perfettamente valutate o non corrette. Però che il Consiglio Comunale possa esprimere il proprio senso di solidarietà a quelle azioni che in questo momento i Coldiretti stanno facendo, credo sia importante, ma è importante in questo momento non per essere i primi o per essere i secondi, ma perché in questo momento è in campo un'azione. Tra un mese può darsi che alcune cose siano cambiate, che si sia spostato e giustamente se io fossi un'associazione con diretti o resto direi avevate avuto la possibilità di esprimervi e non l'avete fatto. Questo secondo me è la cosa che è importante. Questo è il treno che noi non dobbiamo perdere. E non dobbiamo perderlo perché? Perché in questo momento l'associazione ci chiede il nostro sostegno. Tra un mese il nostro sostegno potrebbe essere anche inutile. E io se fossi nell'associazione con diretti, tra un mese lo rimarcherei a questo consiglio. Per cui io vi invito veramente, come magari è stato fatto per altre occasioni, a valutare questo. È un documento che secondo me dà un sostegno ad un'azione che impegna l'amministrazione comunale ad elaborare un documento successivo che terrà conto dello sviluppo durante questo mese delle azioni che potrà essere anche diverso da quello che la Coldiretti ci aveva inviato ieri o l'altro ieri. Però in questo momento credo sia importante che la solidarietà di questa amministrazione giunga all'associazione e per questo motivo che il nostro capogruppo ha accettato di presentare questo documento con questo spirito e senza voler mancare di rispetto a quelli che erano gli impegni presi con gli altri capigruppo. Il documento che noi e che io vi invito ancora a valutare è in questo momento importante. Per cui dimentichiamo per un attimo le posizioni politiche di voler essere i primi, voler essere secondi e resto. Cerchiamo di valutare quello che noi vogliamo e dobbiamo, a mio avviso, esprimere. Se tutti noi diciamo che siamo d'accordo con le associazioni che stanno intraprendendo un'azione, sia pur di massima, sia pur senza motivazioni specifiche, ma esprimiamo questa nostra solidarietà. Altrimenti siamo noi che ci nascondiamo dietro per testa. Consigliere Cassarà. Ah, scusa. L'assessore Giuseppe. L'avevo anche scritto. Ma io come assessore alle attività produttive trovo queste polemiche abbastanza sterili, perché credo che il disagio della categoria sia abbastanza visibile a tutti, non stiamo dicendo niente di nuovo. Quanto al fatto di essere primo, ma io per prima voglio che questa cosa passi, perché comunque è giusto che noi come Consiglio Comunale dimostriamo di avere voglia di essere al fianco dei coltivatori. Tra l'altro la proposta l'ha fatta il Sindaco, ma credo che la proposta potrebbe essere stata portata avanti da chiunque di voi. Cioè il fatto di dire, certo, anche della minoranza, perché uno avrebbe potuto dire guarda, questo ordine del giorno ha delle imprecisioni, ma i contenuti li condividiamo, perché non facciamo qualcosa di diverso e dimostriamo subito di voler dare una mano ai coltivatori? Cioè, ma cosa dobbiamo aspettare?
dobbiamo dire, ah no, mettiamo dietro ai cavilli burocratici per posticipare una decisione che invece va presa subito. Per quanto riguarda il controllo di legalità, questo riferimento all'autarchia, anche qua, ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo qua un segretario comunale che è presente apposta per verificare che noi prendiamo delle decisioni nella legalità. Quindi, cioè, veramente trovo assurdo, assurdo, non dare una dimostrazione concreta oggi del fatto che vogliamo essere a fianco dei coltivatori, vogliamo proteggere i nostri prodotti. Quindi, per quanto mi riguarda, veramente direi che sono polemiche inutili. Che sarà? Sì, una considerazione. Nessuno dice no di non approvare quello che dice la Coldiretti. Però questo documento qui che ci viene presentato e ci avete trasmesso a casa è già stato fatto ancora 3-4 mesi fa dalla Coldiretti, perché io ho visto che molte altre regioni, molte altre amministrazioni l'hanno già approvato. Per cui se c'era la necessità di approvarlo, poteva arrivare anche 2 mesi fa in questa sede. Pertanto, sì, ce l'ha fatto ieri, ma era già noto questo. Mi permetto di dire, forse non mi ha capito sono sindaco, ma il tipo di documento della Coldiretti era già stato stilato ancora 3-4 mesi fa. Qui non era giunto, ma altre amministrazioni in altre regioni dell'Italia era già noto, per cui se c'era la necessità poteva arrivare qualche mese fa ancora. Come ho detto prima, nessuno dice no, che non si deve approvare, però ci sono dei tempi, ci sono dei metodi. Questo è quello che diciamo noi, è che se viene approvato il prossimo mese con qualche integrazione, secondo me non cambia assolutamente niente. Non cambia assolutamente niente. Voi dite sì, diamo un segnale, ma il segnale poi che io ho letto, no, riguarda sì i prodotti alimentari, ma riguarda i prodotti idrici. Io penso anche che deve essere approfondito un po' meglio questo discorso qui, discusso in commissione, discusso tra i capigruppi, se no, in un'oretta, in mezz'oretta, come avete fatto questa mattina, cambiando le cose a seconda della luna, come quando si imbottiglia il vino. Mi dispiace, ma non sono d'accordo. Pertanto io chiedo un rinvio al prossimo Consiglio Comunale. E nel rispetto anche dei regolamenti, grazie. Lei chiede il rinvio di che cosa? Della discussione. Al prossimo Consiglio Comunale. Se vuole, si può fare anche fra 2-3 giorni, sa, non c'è nessuno che lo chiede. Si può fare sabato e anche domenica. Scusate, allora c'è una proposta del consigliere Cassarà, mettiamo subito ai voti la sua proposta di rinviare questa discussione ad un prossimo Consiglio Comunale. Chi è favorevole con il consigliere Cassarà per alzata di mano? 3? Contrari? Grazie. Astenuti? Nessuno? La proposta non passa. L'ha chiesto la parola il consigliere Carpenedo, dopo il consigliere l'assessore. Faccio solo questa piccola riflessione perché è triste vedere che si scade poi una io sostengo i coltivatori, voi no, voi opposizione, questo atteggiamento che non è positivo. Io sono il primo a dire che le regole sono state scritte dall'uomo, d'accordo? Quindi, e sono per l'uomo. E quindi dico che si possono anche piegare a un'azione di contingenza che può presentarsi sul rapporto. Non condivido invece lo spirito con cui vengono in qualche modo passate le regole, perché con questo spirito non diamo una mano a chi sta protestando, alla Coldiretti, ai Forconi, ai gruppo dei, a tutti i gruppi che stanno protestando, perché le regole devono essere da tutti rispettate. E anche questo Consiglio Comunale deve rispettare le regole, perché lo insegna poi come cittadini. Prima si è consegnata una Costituzione, purtroppo sulla porta all'entrata del Consiglio Comunale andava consegnata più avanti, dispiace per questo, e sono dei giovani che stanno crescendo. Quindi dico, non è questa la questione. Noi
io ho scritto due righe alla Condiretti su questo, di sostegno e di supporto all'attività. Non è che facendo così noi diamo una mano all'azione dimostrativa dei nostri coltivatori, aiutiamo le aziende a riprendersi, perché una terra di 15 giorni con tutta la cittadinanza insieme che sente il problema è molto più efficace. Per cui se noi vogliamo fare questo solo per arrivare appunto primi, come ho sentito dire, questo mi rattrista molto, non voglio farlo, non voglio passare sopra a delle scelte fatte democraticamente, perché devo arrivare a tutti i costi primo e dimostrare prima di tutti gli altri consigli comunali che questa consiglio comunale sente il problema. Il problema è sentito da tanti altri. Ti ringrazio Persico per la tua riflessione che condivido, che è saggia, che quando non possiamo, se insegniamo le regole a tutti i giorni, non arriva neanche noi, in qualche modo. Quindi facciamolo. Arrivare primi non è un male, a volte. No, arrivare primi è anche... Insomma, arrivare primi nelle buone cause... Si arriva, sì, è vero, però è anche il vostro motto, forse, che ho detto... Lascio la parola arrivare primi si rischia di arrivare soli, però, capisce? Non credo. Lo dico gli africani, se vai da solo vai più lontano, vai più da solo. Forse quanto diretti, la ministra Fanano. Scusate. Ma fino a poco vado via. Scusate, ma... Di sequenza. Guardate un attimo, grazie. Allora, consigliere Casarani, è vero che i problemi esistevano 3 mesi fa, esistevano 4 mesi fa, esistevano 5 mesi fa, però le manifestazioni e il problema nella sua interezza e nella sua gravità si è manifestato adesso e si è manifestato in una forma che è diversa da come era 4 mesi fa e sarà diversa, mi auguro, da come sarà tra un mese. Per cui vogliamo rinviare, non vogliamo dare soddisfazione. No? Io l'ho detto prima, per me è un'occasione persa dall'amministrazione comunale di Cuffide di esprimere semplicemente il proprio sostegno alle forze che stanno dimostrando in questo momento, anche perché in questo momento siamo in grado di sostenere perché legittimamente sono state chieste alcune cose. Tra un mese non si sa come potrà degenerare, come potrà essere e come potrà servire. Mi fa piacere che il consigliere Cardanello abbia scritto una lettera alla Coldiretti. Credo che una valenza maggiore abbia un documento espresso dal Consiglio Comunale rispetto ad un documento espresso dal singolo consigliere o dal singolo assessore comunale. Ecco perché dicevo prima, e secondo me continuo a dire, un conto è che ci si voglia confrontare su delle tematiche per cui si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, ci sono delle risultanze politiche, non ci sono. In questo caso si parla di sviluppo e sopravvivenza di quella che è la nostra agricoltura. Io vi dico che l'agricoltura in questo momento sta soffrendo al pari dell'artigiano, forse di più, perché ne ha sempre sofferto di più e in questo momento la sta sentendo maggiormente. Hanno bisogno a volte anche di una parola, anche di un sostegno. Questo sostegno noi intendiamo darlo oggi, perché oggi abbiamo un consiglio comunale. Qual è la migliore occasione? E quindi io vi invito veramente, ancora una volta, a non perdere questa occasione, riservandoci nel prossimo consiglio comunale di avere un documento condiviso, magari più completo. Però se il fatto di dire no, io devo inviare, io devo fare, il documento della maggioranza non lo voto, quell'altro neanche, credetemi, non è questo quello che può portare solidarietà alla Coldiretti o a tutte le associazioni di agricoltori che stanno in questo momento sostenendo le ragioni dell'agricoltura italiana nei confronti dell'agricoltura europea e stanno cercando di sopperire a quelle che sono le mancanze che i nostri legislatori per il momento hanno dimostrato di aver portato avanti. Per cui il documento proposto è un documento che non va a cogliere nessun lato, non va ad analizzare niente se non a dare il proprio sostegno, e in questo caso io credo che sia
giusto darlo, è giusto darlo come consiglio comunale, come assessore, come consigliere. Io l'ho già fatto, però è il consiglio comunale che è importante che lo faccia. E chi oggi non lo fa perde una grossa occasione. Grazie assessore, ha chiesto la parola all'assessore Maschietto. Concordo in pieno con quanto espresso dai miei colleghi. Noto che c'è una mancanza di coraggio che in politica a volte serve, e questo da parte della minoranza che tenta di arrampicarsi sugli specchi mentre avrebbe dovuto quantomeno approvare questa delibera, pur facendo rilevare le problematiche di una particolare estensione del regolamento. In ogni caso la condivisione sarebbe stata necessaria, ve ne assumerete tutte le conseguenze e non saranno piacevoli, perché questa è abilità politica, non è forza politica. Grazie, prego. Sì, sì, guarda, io faccio un'ulteriore proposta. Sono disponibile a discutere questo problema entro 31 dicembre, anche alle 8 di sera, o alle 8, decida lei, Presidente. Sono disponibile, ripeto, a decidere questa problematica prima del 31. Visto che il termine scade a fine anno, io sono disponibile a discutere questo discorso prima del 31. Scusate, abbiamo già votato. Abbiamo già votato e non è passata la sua proposta di rinvio. La proposta anche del non c'è nessuna proposta del 25 dicembre, io sono d'accordo. Non mi no, lei ha fatto una proposta, non so da mai, di discutere questo ordine del giorno al 25 di dicembre. Lo metta detto. Scusi, lo mettiamo ai voti. Scusi, io sono disponibile a discutere qui al 25 di dicembre. Do la mia disponibilità, se lo vedo l'assessore Tamara. 25 di dicembre sono qui. Consigliere Casalà, non ho sentito nessuno che abbia detto questo. L'ha detto, ma non aveva la parola. L'ha detto. Io confermo, io lo può confermare, io lo può confermare. Io sono disponibile nel 25 dicembre. Ma anche il 25. Cosa vuole di più? Di cosa? Perché deve prendere attacco? L'ha detto. Lei non ha più adesso, consigliere Casalà. Poniamo in votazione. Certo, facciamo quello che possiamo. No, applicate le regole come meglio credete. Consigliere Casalà, vorrei sentire le dichiarazioni di voto. È presente il consigliere Carpenedo, se vuole esprimere la sua dichiarazione di voto. Sì, potrei sì, ma posso. E il microfono, grazie. Sì, non posso. Non posso. Confermo che non cambio parola. Prendiamo atto. Lei in rappresentanza del suo gruppo consigliare? Dovrebbe farlo il mio capogruppo. No, lei ha facoltà di esprimere, sì. Visto che manca il suo capogruppo. Guardi, come detto al mio capogruppo. Parla il consigliere Casalà. Non partecipiamo al voto. Prendiamo atto. Consigliere D'Adolfo? Considero tutti i presenti sui tavoli, presenti al voto è comunque. Chi non vuole partecipare al voto deve alzarsi. Certo che la mando via. Io voglio quelli che sono seduti ai tavoli hanno tre facoltà di voto. Solo tre. Certo. Quali sono le facoltà di voto che ci sono? Favorevole, contrario e astenuto. Lei se sta qua deve esprimere una delle tre. Esiste anche la quarta via. Non mi risulta? Non mi risulta. Ci sono tre. Chieda al segretario. No, ci sono tre possibilità di voto. Prego, consigliere D'Adolfo. Allora, nell'intento di esprimere solidarietà e vicinanza alla Codinetti, esprimiamo un parere favorevole. Bene, chiedo al segretario di fare l'appello sui presenti seduti al banco, grazie. Sono le ore 12:42. Grazie.
Grazie. Presenti, il Consiglio può votare per alzata di mano chi è favorevole all'ordine del giorno presentato. 12 voti favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, nessuno, l'ordine del giorno è approvato. Grazie signori, buona giornata.